Bentornati ad un nuovo appuntamento di A Tu per Tu, al ospiti come sempre del Caffè dei Costanti in piazza San Francesco, all'ombra di Piero della Francesca e della nostra bellissima basilica, che devo dire sarà, perché noi registriamo, diciamolo, confessiamolo che è una registrata in un momento un pochino insomma di caldo, però non è che vediamo tutto questo, tutta questa fila insomma, purtroppo, come invece ci si potrebbe aspettare. Sì, intanto ben trovate a tutti e grazie dell'ascolto numeroso in questo periodo che ci fa molto piacere. Allora sì, effettivamente questa è il centro della vita turistica, ma anche della movida aretina, questa piazza. Sì. Però sì, noi ora è tutta l'estate che siamo qui, forse un po' di esperienza, qualche dato lo possiamo dare. E da un punto di vista proprio nostro, visivo, un grande accesso a questa piazza da parte dei turisti io non lo vedo, e questo me ne dolgo, mi dispiace, perché credo che Arezzo meriti di una vita completamente diversa. Una piazza come questa, un centro storico come il nostro, deve essere valorizzato, deve essere apprezzato, deve essere trovato il modo che chi il turista voglia venire ad Arezzo e che venga accolto nel migliore dei modi. Quindi io credo che noi siamo ospiti qui del Caffè dei Costanti, ma io credo che Marco Grotti sta arrivando, guarda, ci sta guardando. Grotti, sì. Credo che Marco Grotti sia, non voglio dire il meglio, ma uno dei migliori. Sicuramente ospiti della nostra città, non se ne ritrovano. Lo sforzo che lui fa anche nel curare l'immagine del suo bar, che poi insomma chiamarlo bar è riduttivo. Quindi Marco, guardi oggi lei è ospite, oltre che noi essere ospiti suoi, ricambiamo questa ospitalità. Grazie, stavamo proprio parlando di lei, guarda. Stavamo dicendo, Marco, che insomma stavamo facendo un po' di complimenti, ma non perché ci ospiti, perché effettivamente credo che la tua professionalità sia evidente. Basta entrare all'interno del locale per rendersi conto di quanta cura, di quanta ricerca, di quanto impegno c'è per offrire un certo servizio. Però ci stavamo dicendo che noi, tutto sommato, è tutta l'estate che siamo qui, ma un grande fiumana di persone, l'afflusso di gente non l'abbiamo visto. Registriamo troppo presto, vi passo il microfono. Questa è un'ora un pochino più calda e più turisticamente sì, si sta lavorando, è vero, un po' meno secondo me degli anni passati, ma non di anno. Il massimo del turismo c'è stato 4-5 anni fa, quando nessuno se ne accorgeva, però io ve lo dico, quando c'era un turismo, faccio un esempio, si lavorava parecchio con i brasiliani. Quando i brasiliani andava bene, l'arrivo della crisi là poi, e quelli non badavano a spese, perché i brasiliani ricchi erano peggio dei russi, io li paragonavo peggio dei russi, cioè quel che ci vuole anche di più. Il turismo quest'anno ha sofferto perché aprile, maggio e giugno ha piovuto. Però Marco, allora come mai si legge i dati ufficiali anche perché i dati ufficiali vengono sfalsati, io lo dico, non è così. Ci sono due tipi di turismo. C'è il turismo, quello degli agriturismi, che porta i soldi solo all'Esse Lunga, all'Ipercoppa, secondo te quanti hanno i soldi. E poi c'è il turismo di passaggio. A me personalmente e ai negozianti del centro, mensa, ai ristoranti, ci interessa quel turismo lì. Che stanno a Anghiari e vengono 4 minuti a Arezzo, ci può andare anche bene. Però il problema è che nei calcoli dei pernottamenti ci vanno a considerare queste situazioni qua, degli agriturismi, che è gente che sta in piscina. Anche perché poi tutto sommato noi abbiamo delle piscine ma private, la città è carente di una vera piscina come punto di ritrovo meno, e quindi di conseguenza tra gli hobbisti e la lobby dei club, che hanno piacere che non esista perché così lavora il suo club, la situazione statica, che un imprenditore non può aprire una bella piscina perché la stagione è molto breve, non si riammortirebbe mai in 2 mesi di lavoro. E quindi sì, vivono bene gli agriturismi con le loro piscine, ecco, e quindi non calano in città. Però ecco, questa piazza
è anche un po' il centro della movida aretina notturna, sì, ecco, sì, da quel lato, lì funziona. Allora, la movida è, come insomma, sapete meglio di me, è un movimento culturale e artistico spagnolo, insomma, poco a che vedere col bicchiere in mano o punto di aggregazione per la gnocca. Sì, la nostra movida è quella vera, non è mica quella dei quadrettini o diciamo stai spagnoli, ecco, vabbè, ma ora che dici, hai detto te questa parola, ma ora i giovani si solo sono frazionati, i Pokémon o anche la gnocca la cercano? La gnocca va bene, è che è cambiato tra la nostra generazione, queste qui è cambiato tanto, il mondo è cambiato, non è cambiato solo per le banche, è cambiato per tutto. Faccio un esempio, 7 anni fa, 8, 10 anni fa, 4 amici al bar di venerdì sera facevano un giro per uno, erano 16 aperitivi, cioè 4 persone bevevano 16 volte. L'arrivo della patente a punti, la restrizione economica, il tassamento, i soldi che non bastano, però per la cocaina li trovano sempre, e quindi hanno fatto dei tagli. E quindi uno beve, quell'altro ti dice che guida, quell'altro io guido domani l'altro. E pensano quindi, più insomma, all'effimero oppure al piacere dell'ossigeno, quindi, insomma, che a quello del piacere del bere. Ma poi non contribuiscono, sì, non a è poi così, tanto perché non siamo stati capaci noi a trasmettergli a questi che oggi hanno 20 anni, 17, 23, quello che noi eravamo abituati a fare. Cioè, insomma, noi ci si preparava per uscire venerdì sera per fare tendenza o movida, perché insomma, era anche una realizzazione della propria vita personale. Oggi non è così, questi ragazzi si dividono in gruppi, c'è bianchi da una parte, capelloni da un'altra, e quindi è un po' frazionata. Sì, si muovono in giro, però non è un mercato così fedele, così qualitativo come era il nostro, mi dispiace, ma la realtà è questa. Noi eravamo quindi molto te hai più proprio forti. Notato anche in tutto questo periodo, che insomma abbastanza certo, lungo certo. Della tua professione, 40 anni un più cambio 40 proprio anni. Dei gusti anche nell'alimentazione, sì, ovvio, nell'approccio, nel cibo, nella certo. Quantità, certo, tutto certo. Cioè. È cambiato, cioè, quando io e te siamo insomma, si faceva colazione da piccini, si faceva pane col pomodoro, dopo è arrivato il Kinder Brioche, la Fiesta, giù cambiando i gusti alimentari. Oggi i giovani hanno un rapporto diverso con il cibo, cioè se io e te non abbiamo il pane, insomma, non ci sembra di aver cenato parecchi, cioè, perché mi devi portare il pane? Cioè, capito? Cioè, è qualcosa che non uso quotidianamente, non è. E ecco che allora anche l'orario della cena si è spostato, il rapporto col cibo, la ristorazione è cambiata. Il tutto per me, bisogna salire un po' indietro questo caos, è quando le discoteche hanno cominciato a fare da mangiare e i ristoranti hanno cominciato a ballare, si è fatto solo casino. È nata quella cosa bellissima dell'aperitivo, che prima c'era il crodino, come posto di aggregazione, poi i clienti, non noi, l'hanno trasformato nell'apericena, perché la crisi, insomma, la scorrettezza di tanti colleghi non arrivavano qualitativamente con il bere giusto, col bere bene, allora hanno cominciato a produrre gli avanzi della mattina, buttarli in un buffet, e quindi si è fatto tutti a un rincorrere un'idea sbagliata, la pericena, o è aperi o è cena. Secondo me prima si fa l'aperitivo e poi si va a cena. E invece anche io mi sono dovuto adeguare, anzi sono stato forse il primo a adeguarmi a questa situazione, perché è il mercato che cambia, un imprenditore non può fare altro che, se è intelligente, anticiparlo. Nel vostro settore noi abbiamo ospitato anche un imprenditore del settore manifatturiero, no? Nelle scorse puntate. La differenza, non so se devi rispondere ai tuoi doveri, la differenza come la si fa? Perché insomma 40 anni di esperienza rispetto non solo a chi non ce l'ha, ma la differenza si fa quando si ha il coltello dalla parte del manico. Il coltello dalla parte del manico non lo dovrebbe né avere né il cliente né il gestore. Oggi purtroppo ci sono una miriade di micro locali o meno che fanno una concorrenza sleale, frazionano la gente, si apre un locale perché il figliolo conosce un po' di gente, quell'altro, guarda, non è, se gli dici la differenza tra l'acqua e la Ferrarelle, e lo sanno, capito? Cioè, c'è proprio un'improvvisazione dovuta alla carenza di lavoro.
Se uno non ha lavoro qualcosa deve fare, si prende la liquidazione del nonno, della pensione sì. o meno e si apre un'attività. Sbagliatissimo, ragione, sì. perché? Perché cosa succede? Confondono le idee. Dice sì, ma prima o poi chiudono, sì è vero, nel frattempo non pagano l'arredatore, non pagano quello, non pagano quell'altro e hanno disorientato il cliente facendo passare noi quasi da ladri perché magari abbiamo dei ricavi. Quindi ti ritieni che questa storia delle liberalizzazioni tanto sbandierata negli anni 90 che faceva bene, ma si delle era... autorizzazioni, sì, sì. delle licenze, poi alla fine sia stato più un danno che un beneficio. Io mi trovo un po' un sì e un no, no? Secondo me andava gestita con la patente, nel senso io ti faccio una liberalizzazione per la qualsiasi cilindrata di macchine, bene, può fare anche 300 all'ora, ma mi devi far vedere che sei capace a portare a 300 all'ora, cosa voglio dire? Che è bene che sia libero, però è bene che il conduttore abbia delle esperienze provate, non basato sull'olio d'oliva, se c'è l'olino d'oliva, se il menù in inglese o meno. Cioè, sei stato da Tonino a fare il cameriere da piccino? No. Allora io mi sono divertito a far spazzare le scale all'incontrario, eh? A gente che era scienziati o meno, che pensavano o meno, dico allora guarda come si spazza le scale, l'ho fatti spazzare all'insù, portando il sudice all'insù, capito? Cioè dove andare? Ma dove andrà questa gente? E sono quelli che ora gestiscono i locali. No, no, ma io, guarda, condivido con te che questa storia delle liberalizzazioni, specialmente il settore dell'ospitalità, la ristorazione, sia diventato un po' il rifugio della disperazione, no? Perché chiunque sì, crede... Ti fai una relazione, te dici che sarai bravo e specifico per i crisantemi dentro i bicchieri, poi nessuno viene a controllare, loro ti danno la licenza, ma nessuno poi viene a vedere se mantieni fede a quello che hai fatto, capito? Perché l'escamotage, ci sono dei paletti, ma questi paletti si possono tranquillamente... raggirare, no? Perché? Perché dici io sarò specializzato nella piadina farcita con fiori di zucca. Oh, ma ci va mai nessuno poi a vedere se quello veramente farà in quel modo. Nasce la birreria, non è più birreria, ma bensì. Cioè, allora capito? Cioè, crea confusione, amarezza, abbassa la capacità di lavoro di chi ha voglia e peggio ancora la volontà. Di conseguenza chi è capace a lavorare. E ha le capacità per lavorare, le qualità o meno, se gli viene a noia, smette, ecco conseguenza che non ci sono più arredamenti nuovi, non ci sono più situazioni nuove, perché quell'altro non te lo pagano perché chiudono un 448, quelli seri le demotivi non gli dai chance per proiettarsi nel futuro, e allora che succede? Rimane una cosa statica. Tradotto in tutto, noi già siamo in mano a malavolanza extracomunitaria, tra un po' avremo anche i proprietari extracomunitari, bravi italiani, bravi amministratori. Sì, questo è quello che avviene, basta andare a Milano e rendersi conto che oramai... Ora ce l'hai a servire, dopo te ma già te no, no, ma io è normale che lì non hanno il problema della pensione da investire o la liquidazione del babbo, lì poi si investe con la malavita. Chiaro, perché il rumeno, l'albanese, na quadrini e lo può comprare al locale, no? Nel libero mercato. No, no, ma io... Oh, quindi viene finanziato. Puta caso, dopo le regole del mercato le fa lui, io o chi è dietro di lui? Chi è dietro di lui? No, no, questo, ma io ti parlo di un'esperienza personale di questo locale che io periodicamente ci sono andato a cena con i colleghi e improvvisamente colui che era il titolare, a un certo punto ho visto che passava ai tavoli a servire dei tagli di carne appena cotte, eccetera. Allora, ci siamo chiesti e lui ci ha detto no, ho venduto il locale e dice ora io lavoro qui, sono dipendente, ha detto io sono rinato, non ho più tutti quei problemi, tutte quelle beghe, tutte quelle preoccupazioni che avevo, ora dice ho il mio stipendio, mi pagano bene e io sono contento. Ecco, quindi questo è quello che dice Marco. Siamo una razza destinata lo si vede col cattolicesimo, lo si vede con l'ospitalità che dobbiamo dare a tutti i costi, siamo succubi degli altri finché non ci riappropriamo. E prendiamo come esempio tipo quelli sbagliati come me, che penso di essere una persona sbagliata, ma che ho sani principi che vengono dalla campagna, dai valori che mi hanno insegnato, allora è normale che contraddico, dico sempre la mia o meno, ma è un valore DOP di OCG. Se poi chi dovrebbe riconoscere questo ti mette come se tu fossi un bastian al contrario, se diventerà succubi di questi, certo a loro gli portano voti, lo so.
Insomma, devo dire che Marco è un ottimo, ottimo interlocutore. Guardo la situazione, ne sto a casa a giocare a Pokémon, no, o a guardare io lo capisco, i siti. Ma... Quanti ne hai visti qui in piazza a inseguire i Pokémon? Ma qualcosa, sì, è vero, sì. Però insomma, diamo anche qualche nota. Io tutte le volte che mi viene servito un caffè o comunque vado ad un ristorante, mi immedesimo nella persona che sta facendo quel lavoro. Io personalmente davvero non lo potrei fare, perché secondo me devi lasciare insomma a casa tutte le tue problematiche e soprattutto dare a questo mestiere tutto te stesso, perché non puoi accogliere un cliente senza il suo, cioè non lo puoi mandare a quel paese, insomma, se quel giorno lì appunto queste cose ti fanno girare le scatole. Quindi come, cioè, deve essere una propensione naturale, Marco? Sì, uno ci è portato, il problema, come dicevo io, cioè bisogna essere di puro sangue, no? Però il puro sangue, se le leghi sempre al pallo, dopo un pochino diventano come somari. Sì. Cosa voglio dire? Voglio dire che il puro sangue mi hanno fatto giocare, anche se sono difficile gestione, ma portano poi a scoprire nuovi mondi, nuovi mercati, a fidelizzare determinate persone. Se questi gli metti troppi paletti o meno, perché devono stare al passo con quelli che sono incapaci. Te faccio un esempio, la musica. Se te mi blocchi con la musica, con quella, è normale che mi viene a noia, no? Perché? Certo. Perché è così, no? Ma è normale che dopo 5 anni questo è uguale a quell'altro. Quell'altro uguale a quell'altro, in per cosa ci si distingue? Cosa gli offriamo ai turisti? È difficile fargli capire a chi ci amministra che i turisti hanno bisogno dell'ombra, e qui si combatte per mettere la gente al sole. Ma dove andare? Perché no, ma uno c'ha sempre un vantaggio, è normale di avere un vantaggio, purché quel vantaggio sia finalizzato per l'interesse collettivo. Se noi vogliamo lavorare turisticamente, bisogna domandarsi cosa ha bisogno dei turisti. Dopo puoi pensare anche alle altre cose. Tutto a caso, la città è tanto carente di... Ti faccio un esempio, mi dici un deposito bagagli per Arezzo? Forse è vietato, forse no, si può fare tante cose che non si fanno. Si possono fare, ma bagni pubblici, ma sai quante ce n'è di queste cose? Ti chiederanno tante informazioni turistiche, perché non c'è neanche quello, è in cima al comune, ma lì ci devi arrivare. Sì. Poi chiedersi anche come si fa, i nostri turisti sono anziani, come si fa a spostarli dal basso per portarli su o meno? Una volta c'era Calessi, cioè, io non dico di fare trenini, però se te ti elevi sopra le parti perché sei più intelligente degli altri che... insomma, penserei di fare il capofamiglia o chi per te o chi avrei nominato, bisogna che poi lo facciano. Invece non sono altro che degli agenti teatrali che hanno preso il posto del nostro che è morto, come il Fioroni, capito? Arezzo, se fa qualcosa, come si fa? Se fa una bella festa e si dà da mangiare? No, perché la festa la deve fare chi, tipo il Fioroni, o meno fanno gli agenti teatrali, il mangiare lo fanno i ristoranti, e la città me la devi pienare i giorni che soffri, il venerdì, il sabato e la domenica si piena già da sé. Prova a farmi tutte queste belle feste il lunedì, il martedì, il mercoledì, no, che è vuota. Ecco allora che sei un puro sangue politico, altrimenti sei uno che sostituisce un altro. Sì, no, poi anche questa, se è cambiato niente. Non so se condividi, ma questa scelta nel centro storico di favorire i residenti, e quindi l'esigenza della quiete notturna, ma anche della quiete giornaliera, perché qui si legge, si sente. Guarda, a casa mia, aperta campagna, c'è una quiete che tu non hai idea, cioè, però io faccio 25 km tutti i giorni. Ma certo, ma io... È il prezzo da pagare, non è possibile. Io quando... Però ho capito, qui c'è delle scelte, ma da tanti anni, quella di dire, di far diventare una città residenziale, il centro storico, ma va bene, ma chi vuol venire nel centro storico, che oltretutto vorrei dire, insomma, usa le strade come parcheggio pubblico, che sono, sì, che sono sì, di tutti. Corso Italia la mattina è una roba che non usa, si può vedere. Cioè, e io credo che forse dovrebbero accettare un sacrificio di dire la città va vissuta tutta la notte, finché dura va vissuta, e se no uno si prende la casa come me, che anch'io abito a 20 minuti da qui, però sto sempre su quella macchina avanti e indietro. Se voglio, pretendo di star qui e più lasciare la macchina nello spazio di tutti e non pagare nulla, in più
avere il silenzio, la pace, gli uccellini che cantano, le farfalle, bisogna che vada in campagna, bisogna fare una distinzione, avere coraggio, se no il risultato è questo. L'interesse individuale non deve essere concorrente con quello collettivo, cioè l'interesse collettivo è più importante dell'interesse del singolo. Il bene comune in questo caso è la garanzia. O chiude le finestre, o piglia le medicine, va da un'altra parte, se vogliamo che sia una città viva. Se poi va bene quella che è morta, c'è il cimitero là, sopra c'è il prato, c'è ogni cosa, è tutto morto lì, tranquilli, non c'è problema. Però dopo ci domandiamo come mai i nostri figlioli o quelli vanno a divertirsi e portano i soldi dalle altre parti. Ti faccio un esempio, Ferragosto, arrivano turisti, arrivano quello, bisogna saperli ospitare, che se fa noi? Zero. No, condivido, non è... Zero. Credo la parola perché in casca di sabato e domenica, no? Che è successo, il successo è assicurato, se casca venerdì e sabato allora ci si può inventare qualcosa, perché nessuno ha la voglia di mettersi in palio e dire rischio anche che non funzioni, ma faccio qualcosa di utile. Quella mentalità lì si può fare nell'imprenditoria privata, ma quando si gestisce soldi pubblici è quello che è, bisogna pensare che si investono anche se non danno un immediato ritorno, ma perlomeno vanno laddove ce n'è bisogno, e la città ha bisogno nel periodo invernale e nel periodo dei primi giorni della settimana. Certo, che non si vive solo di due giornate lavorative. Io credo che quello che ci ha detto Marco non sia assolutamente da considerare una polemica, ma sia sia assolutamente le parole di un esperto, di chi la vive questa esperienza, e credo di poterlo dire, di chi ha dato la propria vita al cuore per riuscire, per far sì che Arezzo potesse essere a certi livelli per chi la frequenta. Insomma, voglio dire, non è che credo che è stato uno dei premonitori in tanti versi, dall'aperitivi, da altre forme di però le sue difficoltà sono un grido di dolore che io mi auguro che chi amministra, che chi gestisce la cosa pubblica li faccia proprie, perché altrimenti io credo che il deserto prima o poi lo troveremo anche qua. Anche perché, insomma, e qui chiudiamo perché è finito il nostro tempo, poi magari faremo volentierissimo un'altra puntata con Marco. Adesso la programmazione turistica in realtà dovrebbe essere proprio in capo al comune capoluogo, ma di tutta la provincia. Ce lo vedete il comune di Arezzo a fare? Speriamo. Speriamo. Insomma, questo quantomeno sulla carta sarebbe il suo compito, quindi noi ci auguriamo che venga assolto chiunque ovviamente ricopra quel ruolo, perché ovviamente non se ne fa una questione di bianchi, rossi e verdi, come spesso prendiamoci abbiamo l'impegno di monitorare continuamente. Se l'assessore al turismo è anche quella al commercio, mi sembra giusto? Prova un po' a dirgli se quelli del Milan vogliono stare con quelli dell'Inter. No. Allora, ci vuole bastone e carote, una libera concorrenza, e penso che per ottenere uno sviluppo turistico l'assessorato al commercio non può stare con l'assessorato turistico. Assolutamente no, perché dai e troveranno sempre un punto d'accordo, perché è sempre solo. Invece ci vuole bastone e carote, due che combattono per poi raggiungere un obiettivo comune. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie del caffè e ci vediamo. Grazie. Ormai tanto ti abbiamo scelto come location estiva, Marco, e quindi ci vediamo nella prossima puntata. Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Greta, alla prossima. Alla prossima.